Come sta la mia bambina? Nelly starà bene. E Kyle? Le ferite di Kyle sono più gravi, ma non è in pericolo di vita. È tutta colpa tua, stupido pezzo di... Così non puoi fare il campionato statale. Forse Dio riuscirà a perdonarti, ma io non posso. Ho bisogno che tu capisca che mai e poi mai tornerò con te. Diamo inizio al nostro nuovo capitolo. Come si suppone che io possa farlo quando ho ancora il cuore infranto? Ellen, che hai? Portami in ospedale, ti prego. Non potrei immaginare di affrontare questo senza avere questo. Non devi affrontare niente da sola. È davvero bellissima, Noreen. Rebecca Lynn Fitzgibbons. Per il bene dei nostri figli, spero che tu e io potremo riconciliarci. Hai tutto il diritto di non fidarti di me, ma tu mi hai comunque difeso quando tutti gli altri mi hanno dato addosso. Tu mi piaci, vorrei uscire con te. Sarebbe fantastico! Non farti definire da nessuna cosa. Ma è stata l'unica cosa, per così tanto tempo. Magari è ora di cambiare. La signora Frances mi ha lasciato qualcosa? Ci sono così tanti zeri. Il numero di zeri è giusto. Peggy è la madre di Isaac. E riguardo il mio padre biologico, dottor Townsend? Isaac. Scusa, sei tu la figlia di Dana Sue? Sì, signora, sono io. È ancora impegnata a rovinare le vite altrui? Torna a casa, Ronnie. Non gli devi una spiegazione. Tu ed Eric siete felici ed è questo che importa. Devi capire una cosa. Non intendo mantenere più i tuoi segreti. Alzi la mano chi è a favore della rescissione del contratto di Cal Maddox con la Serenity High School. Cal, che succede, amico mio? La prego, torni al suo tavolo. Non capite? Patricia, Dana Sue Sullivan, avverti lo sceriffo che abbiamo un ospite difficile. Dobbiamo parlare! No. Parlaci tu! No. Parla in pace! Cal! Sto cercando di aiutare! No! Ryan. Ellen. Vuoi sposarmi?